Ciao a tutti, io sono Carola, la nonna sitter di due fantastici bambini. Ve li presento, hanno degli strani nomi stranieri che non so pronunciare, per questo abbiamo deciso che li chiamerò Q e Q. Mi danno un gran bel da fare perché non giocano mai insieme. Q sta sempre al computer a fare ricerche di parole che contengono il suo nomignolo. Cuoio, cuoco, taccuino, scuola e poi cuocere, cuore, circuiti, batticuore. Pensa solo a giocare e a inseguire sempre qualcosa. Un aquilone, una quaglia che vuol mangiare un lombrico, oppure si mette sotto una quercia dove trova anche qualche quadrifoglio. Invece di pensare a fare i compiti, guardate un po' dove ha lasciato il suo quaderno e adesso si è unito con i suoi compagni per giocare a palla, mentre un'aquila sta volando per andarsi a infilare dentro un quadro che sta dipingendo un pittore. Sono davvero stanca. Oggi all'improvviso è arrivato un tremendo temporale e sono dovuta correre a recuperare Q. Sotto l'acquazzone stavo quasi quasi per finire con i piedi dentro l'acquitrino. A casa mi sono intinta le mani nella cosantiera per farmi la croce, quindi sono andata in cucina a prendergli un bicchiere d'acqua mentre lui si risciacquava le mani con l'acqua che ci giunge dall'acquedotto. Q intanto era indecisa, aveva trovato degli acquerelli e non sapeva se dovesse disegnare un subacqueo o un acquario. Ci voleva solo l'acqua per farli stare insieme. Ora mi posso rilassare e guardare la TV. Ricorda, nella nostra lingua C e Q non si raddoppiano quasi mai. Il rafforzamento della consonante avviene sempre con CQ. Solo due parole un po' birichine fanno eccezione a questa regola. Taccuino è l'unica parola con due C. Soqquadro è l'unica parola con due Q.